Sorvegliata speciale, o meglio videosorvegliata, stiamo parlando di lunette ed in particolare dell'area dell'ex piastra dove sono stati posizionati 12 occhi elettronici antivandalo. Si tratta di 12 telecamere che sostanzialmente presidiano la zona di Lunetta dove è stata demolita la piastra. È un progetto che si inserisce nell'ambito del contratto di quartiere, un progetto che è stato portato al vaglio del Comitato Ordine e Sicurezza e quindi vi è una condivisione anche da parte delle altre forze di polizia e della prefettura stessa. Un sistema innovativo e all'avanguardia, collegato direttamente con la centrale operativa di Viale Fiume, che grazie all'alta definizione permette di individuare particolari, come ad esempio le targhe delle automobili, a notevole distanza e anche al buio. Permette di avere una definizione delle immagini anche veramente notevole da distanze ragguardevoli e quindi ecco, direi che è una risposta, oltre quelle che già vengono date, di un certo rilievo per la sicurezza dei cittadini. Scopo del progetto, inserito nell'ambito del contratto di quartiere, è quello di dare un senso di sicurezza ai cittadini, utile sia dal punto di vista repressivo che preventivo. E con questi nuovi occhi elettronici salgono a 130 le telecamere che sorvegliano la nostra città. Siamo a 430 circa, in realtà sono 129 per l'esattezza, quindi è una copertura importante di tutta la città. Questa è un'implementazione importante che non era prevista direttamente nel contratto di quartiere, ma grazie a una sinergia tra l'assessorato alla vigilanza e quello alle opere pubbliche siamo riusciti ad inserirlo ed è un'operazione importante che sono certo che i cittadini gradiranno, anche perché l'hanno richiesto più volte